Vice direttore, cosa sappiamo ad oggi sulla questione della formazione incentivata? Beh, ad oggi ne sappiamo qualcosa di più perché proprio in queste ore è uscita la relazione tecnica allegata al decreto 36 che spiega alcune cose. Ci spiega innanzitutto come il Ministero ha fatto i calcoli. Ecco, qui vediamo che si parte dal totale degli insegnanti di ruolo in servizio, come vedete circa 700.000. Il Ministero però dice, dai dati in nostro possesso, gli insegnanti che normalmente seguono le attività di formazione sono circa il 30%. Noi ipotizziamo che grazie all'incentivo che noi stiamo istituendo, questa percentuale possa salire al 40%. Ed ecco allora che si arriva ad un totale di circa 280.000 insegnanti che a partire dall'anno 2023-24 potrebbero seguire le attività di formazione. Ma da dove verranno presi i soldi per riconoscere l'incentivo? Il decreto su questo è chiaro, dice che questi soldi verranno presi da una riduzione progressiva dell'organico di potenziamento. Si partirà con una riduzione di 1.600 posti, come vedete da questa slide, riduzione che aumenterà via via a 2.000 posti, questo per alcuni anni. Quindi il totale delle risorse che si potranno liberare sarà, come vedete, di 387 milioni di euro. Ma a tutti coloro che partecipano a questa formazione sarà riconosciuto l'incentivo? Su questo c'è un piccolo giallo, perché stando al testo della relazione tecnica allegata al decreto, sembra di capire che tutti coloro che faranno le attività di formazione potranno ottenere l'incentivo, sempre che ovviamente vengano valutati positivamente dal comitato di valutazione. Tuttavia, nell'allegato B che è contenuto dentro il decreto, c'è un passaggio che invece fa intuire, anzi ci fa capire che non tutti potranno ottenere l'incentivo. Ecco, lo vedete in questa slide, qui si parla proprio di un 40% di personale che potrebbe appunto ottenere questa somma. Diciamo che su questo però è tutto da discutere, è tutto da vedere, per due motivi. Primo, perché il decreto prevede che ci sia un passaggio anche di natura contrattuale, e secondo perché comunque questo decreto non è ancora convertito in legge, quindi per capire con esattezza che cosa succederà bisognerà aspettare almeno alla fine di giugno, quando il decreto sarà convertito in legge dal Parlamento.